Allora, siamo al 95esimo scoccato in questo momento, c'è l'ultima punizione per noi. Cioè, ma scusa, ma poi dici che uno si deve... Ma io dico, ma poi dici che uno... Ma scusa, la punizione al 95esimo, la partita è finita? La partita è finita e tocchi la palla lì, invece di buttarla in mezzo tocchi la palla per essere i Makers che manco la prende. Ma voi avete i criceti fallati nel cervello? Ma che criceti avete? Ma che criceti avete nel suo cervello? C'è il 95esimo, mancano 2 secondi per dare la palla ai Makers. Ma bene a sé. Comunque, 2-2 col Napoli. 2-2 col Napoli a Napoli. Allora, diciamo subito una cosa. Da quando si è ripreso il campionato, dopo il lockdown, noi abbiamo affrontato i Mafielli sia in Coppa Italia che in campionato, senza mai perdere. Comunque, i Mafielli. Lecce, Roma, Lazio, Spal e Napoli. Allora, sulla carta a livello di pericolosità per il dinamismo, per l'agilità, per la conformazione naturale calcistica che hanno questi giocatori, il Napoli è di queste squadre che abbiamo affrontato dopo il lockdown era la più pericolosa ed è quella che ha creato di più contro di noi. Finita 2-2, ma c'è stato molto più Napoli che Milan. Il Napoli tra passaggi, velocità, affolate che quando il Napoli becca la folata giusta ti spazza via. Il Milan non ha quel dinamismo per stare dietro ai giocatori del Napoli se i giocatori del Napoli sono in giornata. Quindi prima della partita un pareggio ci poteva anche stare, e visto come è andata la partita ha più da recriminare il Napoli che il Milan. Donnarumma, io non so cosa gli è successo stasera, a parte il secondo gol del Napoli perché Donnarumma, allora, portieri come Donnarumma ce ne sono pochi al mondo, è uno dei migliori al mondo, non so se è il migliore, ma è secondo me tra i primi 2-3 portieri al mondo, però 1-2 cappellate enormi ogni stagione te le deve fare e te le fa, e stasera ha sbagliato lì sul secondo gol del Napoli, rinvii sbagliati. Stasera non c'era Donnarumma e quando il portiere sbaglia prendi gol, perché le cappellate le fanno tutti, il problema è che se le fa il portiere prendi gol. Allora, diciamo che oggi è stata una giornata triste perché è una giornata triste perché ho saputo che l'infermiere che lavorava nell'azienda in cui lavoro io è venuto a mancare per leucemia. Io non sapevo nemmeno che avesse leucemia, era molto 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 bianco nero e eravamo abbastanza in confidenza, poteva, ogni tanto si prendeva il caffè insieme, e quindi ho visto la partita, ma non è che c'ero molto con la testa, anzi non ci sono per niente con la testa. Quindi l'ho vista in maniera un po' più tranquilla rispetto al solito, no? Bisogna dire una cosa, che adesso che si gioca a porte chiuse, se tu vai a giocare a Napoli col pubblico o senza pubblico, le cose cambiano.
con tutto il rispetto, se tu vai a giocare a Reggio Emilia contro il Sassuolo, col pubblico, senza pubblico, cambia poco, perché c'è più gente qua in casa mia, che a una Pay Stadium di Reggio Emilia. A Napoli cambia, a Napoli col pubblico, senza pubblico, cambia. Quando siamo andati a Roma contro la, vabbè che la Lazio, adesso la Lazio si è spenta, però a Roma contro la Lazio il pubblico, senza pubblico, cambia. Poi non so se avremmo vinto, avremmo perso lo stadio, non lo so, però fa, il pubblico a Napoli una differenza te la fa. Quindi bisogna dire che da questo punto di vista, tra virgolette, ci è andata bene. E il rigore che ci hanno dato, io da quello che ho visto, a me sembra che Maksimović abbia preso prima il pallone e poi forse Bonaventura, ma mi sembra che Bonaventura abbia trascinato la sua gamba destra verso la gamba di Maksimović per fare in modo che il rigore, che il contatto ci fosse, quindi per prendere il rigore. È la tipica cosa che fa sempre il numero 10 dei Mafielli di Piemonte, è la tipica cosa che fa lui, quindi se mi danno un rigore così contro credo che mi incazzerei abbastanza. Insomma, Hernandez secondo me ha fatto un fallo, non so se era Mertens o se era, non so chi era, comunque ha fatto un fallo col piede a martello, cioè era più espulsione il fallo di Hernandez che quello di Selemaker, cioè se butti fuori Selemaker avresti dovuto buttare fuori prima Hernandez. Insomma, non ci possiamo lamentare dell'arbitro stasera, ci è andata bene e a me piace, a me Napoli palla a terra piace. Napoli in questi anni ha sfiorato anche lo scudetto e Napoli è in quella posizione per cose che succedono nel calcio, per cose che noi non sapremo mai, ma il Napoli è potenzialmente da se fosse un mondo pulito, un mondo forse anche da primo posto, ma minimo secondo posto, sarebbe da secondo posto come minimo. Quindi è un pareggio che ci prendiamo e per come sono andate le cose non ci possiamo lamentare più di tanto, anzi. Il Milan è questo, il Milan non è che, anche se ha vinto delle partite, non siamo diventati la squadra del secolo di Baresi, Maldini, Donadoni, Rijkaard, Ancelotti, Gullit, Van Basten e compagnia cantante. E non è che adesso possiamo vincere tutte le partite, ci è andata bene e immaginavo che sarebbe stata una partita dove ci sarebbe stato più Napoli che Milan e così è stato. E prima della partita, ripeto, non disdegnavo, vediamo se ce la faccio, un pareggio. Il pareggio è uscito e questo è quanto. Alla prossima. È sempre forza vecchio cuore rosso nero.